Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Caffè, scarpe e buone note. Associazione Avvenincore. Con... Bene, il problema è uno solo. Adesso noi dobbiamo stabilire chi è il caffè, chi sono le scarpe e chi sono le buone note. Io direi il caffè lo fai tu, perché pare che starò meno. Sì. Le scarpe, scusa, visto che sono scalze. Che lingua stai parlando tu? Allora, inglese. Inglese? Parla con Zan. Non ti mettere le dita nel naso perché non è carino. Si vede? Allora lui fa le scarpe. Sì, anche se fa forse, le scarpe, ti levo il posto. No, le scarpe. Le fa le scarpe, levo il posto. Non mi interrompere, anche se le scarpe le potrei fare anch'io perché ne ho un armadio pieno. Ho capito. Però io faccio le buone note perché sono, diciamo, la nota gentile, buona qua. La buona nota, terzetto, sì. Allora, la nota, la professoressa. Io sono Onia Nicolosi. Io sono Enzo Stroscio. E lui è Aldo Messineo. Lui è quello che non porta mai il caffè. Allora, il disturbatore. Questa trasmissione che abbiamo ideato e condotto proprio pro bar, nel senso. A favore del bar. Bombardamento aereo rapido significa bar. Bar? Se non porti caffè. Ho capito. Quindi, allora, noi abbiamo detto che le scarpe ce l'abbiamo, avevamo le Callaghan famose, quindi le avevamo. Le buone note era la bellissima musica. Questa associazione Avvenincore che conduciamo si doveva, come dire, esprimere con dei caffè. Sì. Sì. E dove sono i caffè? Il fatto è che i caffè non li porta mai nessuno. Ma come mai? Io l'ho preso prima di venire. A me non allora, facciamo, cioè... facciamo quelli educati. Cominciamo a presentare i primi ospiti. Sì. Allora, abbiamo Maria Scuderi. Sì. Come buonasera. Sì, buonasera. Come? Sì. Ciao, buonasera. Ciao, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Chi, e sei? Poi, chi sei tu? Sei? Io sono Maria Scuderi, sono venuta già altre volte qui in studio. Bravissima. Sono presidente dell'associazione Cultivando. Oh, sappiamo finalmente chi è Maria Scuderi. E poi abbiamo Roberta Mazzullo. Buonasera a tutti. Adesso che voce impostante. Sì, infatti lei viene dalla radio, lei perciò. Ma lei viene dalla radio? No. Io è lavatrice, penso. Io vengo dalla lavatrice. Ho appena finito di fare il bucato. Sì, ma non si sente comunque. E allora dicevamo. Allora, presentati. Sono Roberta Mazzullo, sono direttore artistico della Star Production Academy che si occupa di Sanremo Doc. Oh. E ne parleremo. Allora, avendo, avendo fatto questo, abbiamo finito di la trasmissione. No perché se ci levi la N, se saremo doc, saremo, saremo. Di origine controllata. Saremo, tutti. Saremo noi. Noi doc. Saremo. Noi siamo.
Doc. Allora, innanzitutto vogliamo spiegare perché loro sono allora, qui oggi? Noi abbiamo perché loro oggi sono degli ospiti che ci parleranno. Ci vedranno, quindi non fare il buffone perché ti vedono, purtroppo ti vedono, perché siamo sulla web TV, giusto? Ecco Onia che con il suo mazzolo comincia a colpire la testa di Aldo. Hai visto che pelle che ha? È uno scemo, si può dire che è uno sì, scemo. Sì, sì, no, è previsto. In radio? Andiamo a fare le cose serie, anche se la trasmissione è brillante, nel senso che proprio brilla di esperti tecnici che parleranno di Associazione Cultimondo, diciamo che è un'associazione che si occupa. L'associazione nasce come Ollus, comunque è un'associazione anche culturale, sì, soprattutto culturale. E abbiamo fatto tante serate, diciamo di serate a tema. Sì. Siamo venuti qua tante volte anche a presentare le serate. A presentare sì, le sì, serate con Antonello Tonna, bravissimo. Certo, con i fratelli Morgia, eccetera. E invece stasera stiamo facendo una serata. No, stasera, noi oggi presentiamo un evento. Bene. Un evento di solidarietà che è inglobato in una serata interessante. In una serata molto interessante, all'insegna comunque del divertimento, ci sarà la cena, ci sarà spettacolo, ci sarà musica. C'è un duo che è Heart and Soul. Sì. Con una grande Ornella Loisi che io adoro perché è bravissima e Valentina Niciforo mi pare. Perfetto, no? Sì. E tutto si svolgerà dove? Allo Skyfall di Via Vagliasinghe, sì, ecco. È un locale molto raffinato, molto bello. Stasera avremo un ospite eccezionale perché si è prestato tantissimo. Io vorrei chiedere alla regia se per caso ce l'abbiamo in linea questo ospite, se hanno fatto i tentativi, 15.000 tentativi per poter telefonare. Non l'hanno fatto. No. Allora, andiamo avanti a presentare l'evento, grazie. L'ospite di questa sera sarà Enrico Guarneri, che molto gentilmente si è prestato per questo evento di solidarietà a favore di una bambina. Sì. Una bambina che si chiama Morena, che ha 7 mesi e la mamma è 18enne, una ragazza madre. E insomma, stiamo cercando di raccogliere fondi, oltre a fare altro, per vedere di poterla collocare o avere qualche essere ospitata in qualche casa, diciamo. La bambina sta bene? La bambina è cresciuta bene? Sì, o la bambina non ha problemi di salute, cresce bene, però diciamo ovviamente è allattata, ha bisogno di tante cose, certo, no? È allattata, diciamo, con il latte manco artificiale, il latte sole. Questa è una cosa che mi ha fatto un pochino, addirittura quello che mi ha fatto più essere sensibile a questa cosa è stato il fatto che hanno avuto un biberon in prestito. Guarda, questa è una cosa che a me ha fatto molto effetto. E quindi noi ci siamo prodigati per aiutare questa bambina con altre socie, eccetera. E stasera vorremmo fare qualcosa di più. Ecco, l'iniziativa direi mi sembra lodevole. Noi ci siamo sempre occupati anche come Lions delle nuove povertà. Questo è un argomento purtroppo che ormai è impossibile non avere vicino un evento del genere. Perché parlare di nuove povertà significa anche parlare di persone che nella loro vita magari hanno avuto qualcosa e che poi improvvisamente, per la crisi economica del lavoro e tutte altre cose, hanno perso questa possibilità e si ritrovano a una certa età a non poter più entrare nel campo lavorativo, perché il campo lavorativo non li accetta e non c'è neanche l'attività possibile propedeutica, era quella di assistenza dello Stato, che adesso è anche in crisi. Però mi fanno cenno dalla regia che abbiamo in linea il grande Enrico Guarneri. Ciao Enrico! Ciao, grazie. Ciao. Del grande, penso che ti riferissi all'età. No, mi riferisco al famoso Giacomino che è del 1917. E quindi tu quanti anni hai allora, se sei un bellissimo Giacomino? Quanti anni hai? Sei un Matusalemme, un immortale? Island. Il professor Toti, così si chiama il protagonista, è uno che insomma, oltre i 65 anni. Senti, vedi che questo spettacolo che hai fatto ha avuto veramente un successo di critica, di cronaca veramente notevole. Sì, notevole. E penso una cosa che devi riproporre in modo continuo negli anni, perché sicuramente non sarà messo in
in soffitta, no? No, assolutamente, perché tante opere tu mi insegni a un certo punto hanno un lancio in un anno e poi di botto scompaiono dai palinsesti, sì, teatrali, per poi essere ripresi, sì, magari con una forza e una volontà. Ecco, adesso tu non ci vedi, ma noi ti vediamo perché siamo in video e ti vediamo, ci sono delle immagini che adesso c'è un'immagine tua con un certo signor Messineo Aldo, non so, è un estraneo che era venuto, non so se lo conosci, un certo Aldo Messineo. Sì. O è troppo famoso oppure non conosce nulla, com'è sto fatto? Enrico, ciao. Alle mie colleghe ha detto il contrario oggi. Come? Quelle mie colleghe in via Crociferi. Hai detto, sì, hai detto la verità. Cioè, troppo importante, ma non conta niente. Ovviamente sei troppo importante. Molto bello. No, il fatto che stasera ci potevamo sentire. Un abbraccione. Un abbraccione. Ma tu non lo sapevi allora? Ah? No, me l'hanno raccontato appena sono arrivato al teatro. L'hai scoperto adesso, vale, sì. Non lo sapevi. Su, lo no. Per la serie Niente dire e niente sapere. Comunque stavamo, Enrico, stavamo, Enrico, sono Onia, ti ricordi le antennine, il bacio, la foto? Come no, ecco. Come no? E siccome noi stavamo per i surf, sì, con i pollici alzati, i hanno avuto un successone, guarda. Madonna. C'è stato un pubblicito continuo, veramente. Sì, sono i baci. Ovviamente ti aspettiamo qui in radio. Sì, verrà, l'ha promesso, e verrà in un'altra occasione anche per parlare di cose importanti che ha nel suo grande palmarès. Ma oggi ti abbiamo chiamato, ti abbiamo disturbato, perché come sai c'è qui con noi Maria Scuderi, e poi c'è Roberta Mazzullo che presenta Sanremo Doc, ma questo verrà dopo. Ma con Maria abbiamo parlato di un grandissimo evento di solidarietà che si svolgerà questa sera, dove ci sarà anche il tuo contributo. Vuoi dare un augurio alla serata? Sì, come no, a Maria Scuderi che si adopera con Cultimondo, la sua associazione Onlus, per fare del bene, per promuovere le cosiddette opere di beneficenza, no? In questo caso adesso io non so nel dettaglio, so che trattasi di una ragazza madre che è in difficoltà, un neonato, che quindi Parlavamo prima, tu forse eri già in collegamento, delle nuove povertà, queste povertà che purtroppo colpiscono persone di una certa età, diciamo, all'improvviso. Quasi all'improvviso, ma poi che tanto all'improvviso non sono, perché si cerca di resistere, poi c'è il tracollo e quindi poi lo so. Tra l'altro è giovanissima, perché lei ha 18 anni, però appunto, ovviamente si trova in una situazione in cui probabilmente sarà sola, non c'è nessuno che l'aiuta in questo momento. È cresciuta in collegio, insomma ha una storia dietro. Insomma una situazione un po' particolare. Di questa storia ne siamo... siamo tutti convinti, ne siamo circondati ogni giorno, vediamo le cronache, vediamo i giornali, vediamo quello che succede, purtroppo siamo sempre in problema. Il problema è che appunto queste beneficenze lasciano il tempo che trovano, nel senso che non è che si risolve il problema di questa ragazza. No, certo, si sicuramente per no. Un po' di tempo, il problema rimane. Il problema in maniera stabile chi può risolverlo? Ma c'è anche una bambina di 7 anni, no? Io come associazione noi ci siamo rivolti all'avvocato Pilar Castigli, che è presidente della sezione legale, si occupa della violenza sulle donne e sui minori. L'associazione si chiama Calypso. Conosco il presidente. Perfetto, sì, è una mia amica, anche se non è il caso della ragazza perché non ha subito violenza. Comunque si stanno prodigando per cercare di trovare una sistemazione. Sarà una bella serata, ricordiamo che sarà stasera a che ora? Alle ore 20? Alle 20:30. Al Risto Skyfall Risto Lounge Bar. Ci saranno anche il gruppo degli Hurt and Soul, ci sarà Enrico Guarneri, che ricordiamo anche sei ancora testimonial dell'UNICEF tu. Come no, testimonial provinciale. C'ero io quando ti hanno insignito lì alle ciminiere, sarà una bellissima... Lorenzo... Orefice mi ha onorato di questa, e io mi metto sempre a disposizione. Lo so che il tuo cuore, anche per problemi personali vissuti e fortunatamente superati per certi aspetti, il tuo cuore ormai è immenso. Infatti, se posso, io Enrico ti voglio ringraziare in diretta, sei una persona speciale, è la seconda volta che ti chiamo e tu corri veramente...
mi viene incontro. Allora io colgo, sì. Coglierei l'occasione del potente mezzo e anche un po' così affascinante qual è la radio, fascinoso, per ricordare la mia prossima stagione teatrale al sì. Teatro ABC. Scusami, perché ABC solo e basta? Perché ABC e basta? Non sai più l'alfabeto? Come? Tu hai detto al teatro ABC e poi D, E, F e tutti gli altri. No, basta. ABC, no, basta. No, poi, vabbè, ma queste sono le battute di Enzo. Abbiamo concluso con il già menzionato Pensaci Giacomino la stagione 2014-2015. Ma già c'è pronta, già varata, sì. 2015-2016. Ma la verrai a presentare qui? Ma con piacere. Con tutto il palinsesto? E c'è un diritto di prelazione che scade il 15 giugno, poi i posti sono liberi per tutti. Perfetto. Noi speriamo che sempre che il pubblico sia sempre più abbondante, ci saranno ospiti straordinari, Lina Sastri che farà la lupa, ci sarà Alessandro Preziosi che farà il Don Giovanni, ci sarà Nancy Brilli che farà la bisbetica domata, io farò Natale in casa Cupiello, che bella. Farò uno spettacolo nuovo che si chiama Ci vediamo fra 50 anni ma di pomeriggio. È un invito, è un invito, questo è stato raccolto da Roberta, è stato da Maria, da Onia, ci vediamo fra 50 anni. Va bene. Io vorrei vederti comunque prima di 50 anni, va bene? Ah, certo, cara Maria, fra 50 anni. Vabbè, era Onia. Ci sarà di noi fra 50 anni. Senti, io ci sono, poi gli altri non so se hanno impegni, non so, io ci sono, no, tu. Ma comunque ti aspettiamo. No, tu ci sei, poi tu ormai lo sappiamo. A me mi hanno detto sono Highlander, per cui io, francamente, insomma. Va bene, Enrico. Allora ci io rivediamo. Ti abbraccio, buone prove, so che sei in teatro vedremo. E ci vedremo prestissimo. Un saluto da Onia, da Aldo Messineo, un baradillo, Enrico. Ciao Aldo Messineo. L'oste del mondo albano, così le colleghe si preveno poi. Ma qua non si mangia. Un abbraccione, oste ma non si mangia. Sempre come vuole. Magari allora, saluti anche da Roberto Mazzullo. Ciao. E da Maria Scuderi. Ciao. Stasera. Ai prossimi scatti. Grazie Enrico, grazie ciao, Enrico. Ciao. Grazie ciao. A voi. Grazie. Ciao, un saluto ciao. A tutti i radioascoltatori. Ciao. Grazie Enrico, a te. Ciao. Allora Maria, chiudiamo l'aspetto della solidarietà. Vuoi ricordare qualcosa? Solo una cosa. Io voglio ringraziare la Compagnia della Bellezza di Francesco Melani, sempre di Via Vagliasindi, che ci ha sponsorizzato dando un omaggio a tutti i partecipanti della serata. Una piega gloss omaggio. Fighiamoci c'è un po' di tutto, c'è intrattenimento, c'è musica, si ride, si mangia, siamo... c'è pure la piega, ma insomma. Ma io sono in compagnia della bellezza. Siamo su Globus Radio Station, ci possono vedere sulla nostra web TV. Sì. E possono ascoltare un bellissimo brano, un inedito, perché uscirà il disco a giorni. Siamo stati tra i primi ad averlo, l'ultimo disco di Mario Biondi. Love is a temple. L'amore lo volevo è dire un io. Tempio. Torno da Londra. Scusa. Vai, Mario Biondi. Siamo in onda? Sai notare? Siamo in onda. Sulla cresta. Windsurf. Si fa il surfing e siamo in onda. Siamo in wind. Madonna, il allora, wind. Ricordiamo che siamo su Globus Radio Station, siamo su la TV, la TV Channel. Ti piace questo channel? Ho imparato io l'inglese qua in questa radio. Abbiamo ascoltato. Che non si chiama radio. Abbiamo ascoltato. Radio. Radio, certo. Pensa come siamo messi. Globus Station Radio. E ora bisogna spararci, fermarlo. E ti dico che ancora i caffè non sono arrivati, ma ho dei dubbi perché le scarpe ci sono, le buone note le abbiamo messo. Abbiamo ascoltato il brano bellissimo, nuovo. Love is a Temple di Mario Biondi. Mario Biondi. È preciso. Ma le precise caffè Biondi. Non c'è, il caffè non c'è. Quindi se non c'è il caffè... E non arriverà. E non perché arriverà. Se già lui è agitato così senza caffè, figuriamoci col caffè. Va bene, Roberta, che abbiamo fatto entrare in questa radio.
Adesso lei è rimasta perché comunque dobbiamo ancora... Sì, ma non parla, fallo parlare, vedi, dobbiamo parlare. Scusate, il signore non era arrivato tre quarti d'ora fa per portare i caffè? Sì, ma lui, vedi, allora... Però adesso non prendo più caffè, adesso sono diventato ricco. Caro Danilo, purtroppo da quando lui ha imparato a parlare italiano e non parla la sua lingua madre, che è questa, perché lui non si chiama Aldo Messineo, ma si chiama? Gasparino! Capisce? Ecco, purtroppo, e succede che lui si dimentica che il couscous, vabbè. Buono couscous. Senti, ma prima, piuttosto invece, prima di continuare la chiacchierata... Vogliamo presentare gli ospiti? Infatti, ci hanno raggiunto, perché abbiamo fatto una sorta di staffetta. Ci hanno raggiunto Danilo Daita, ce l'abbiamo fatta, e Micio Di Paola. È presente. Allora, ricordiamo che Danilo Daita è il patron della grandissima manifestazione che si chiama Sanremo Doc. Doc, che vuol dire Doc? Scusi. Denominazione d'origine controllata, invece no. Sì. No. Musica d'origine controllata. Musica, allora è MOC. Scusa, la MOC è un'altra cosa. La MOC, che non sei medico, non... No, lo so, ma c'è la MOC. Danilo, è tutta così, Danilo, non ti meravigliare, è tutta così. Sono felice quando è così. Comunque, è tutta così. Chiedi che ti sarà dato. Chiedi che ti sarà dato. Perché come tu sai... Continua, gli abitanti di Chieti si chiamano Chietete. E chiudiamo il cerchio, perché qui le scarpe ci sono, ma per tirarcele, però guarda, Calaonia, è impossibile. No, io sono senza parole, veramente. Ma tu pensa il 30 maggio con l'Hans Day World, cosa mi combinerà? E tra l'altro possiamo sempre fare lui? Daremo un'anteprima, ci sarà un altro suo amico, personaggio di Montalbano, che è il famoso Cattarella, che è l'ospite, diciamo, ma della vedete che fra Cattarella e Angelo Russo non ingaggia niente. Ecco, non ingaggia niente. E invece, allora, abbiamo detto che Roberta si occuperà, che è il secondo anno che facciamo questa grande e bellissima manifestazione, per te il quarto, ma dico come compilation, credo che sia la seconda. Sì, la seconda compilation. Sì, che presenteremo appena sarà pronto il disco, oggi presenteremo due anteprime di questa compilation. Micio, la tua presenza all'interno di questa grandissima manifestazione che a 360 gradi riguarda tantissimi ragazzi, tantissime nuove leve, una grande manifestazione che si svolge a Sanremo, e poi la presenza del loro brano in una compilation. Che vuol dire oggi per un ragazzo che non ha spazio entrare in una compilation così importante? Ecco, a proposito, io volevo spezzare una lancia, no, a favore di Danilo, perché è uno dei pochi ormai pionieri rimasti costruire una speranza, ecco, diciamo così, no? Perché ormai questi ragazzi sono tutti senza speranza, o vai nei talent che sono monopolizzati da Maria De Filippi, ovviamente, perché comanda tutto, no? Oppure da Simona Maria Ventura, salutiamo, è anche brava, no, per carità, lei ha inventato, cioè, questa nuova televisione sotto l'egida di Maurizio Costanzo, anzi Maria. Meno male che c'è stato, almeno questi ragazzi prima con amici, poi con tutto il resto, hanno avuto lo spazio. Funziona. Cosa vuol dire la compilation? La compilation vuol dire questo: dare la possibilità a chi non può materialmente, anche avendo i soldi, cioè se io da genitore oggi avessi la disponibilità di dire voglio spendere 10-15 mila euro per fare un disco a mio figlio. Visto che le case discografiche oggi non ti finanziano più nulla, perché non si vende più nulla. Forse è rimasta la sugar di Caterina Caselli. Ma neanche. Cioè, il discorso è questo: ormai le case discografiche sono diventate case di produzione, come una volta c'erano i vari impresari. Noi avevamo a Catania quelli pittoreschi, no? ne voglio citare uno, Bani Pellegrino. Questi ce ne sono tanti che comunque si dedicavano alle serate. Oggi questo lavoro lo fanno le case discografiche, cioè guadagnano sugli artisti dai diritti che prendono dalle serate. Perché questo? Perché internet in maniera selvaggia, a differenza di altri paesi europei come la Francia, la Germania, dove tu per andare a scaricare un brano devi pagare, ma lo devi pagare bene, ormai noi in Italia paghiamo 10 centesimi, un euro, quello che per essere neanche, e hai tutti i brani che vuoi. Quindi il mercato discografico ormai non può più esistere, di conseguenza neanche le produzioni discografiche. Nessuno investe nella vendita dei dischi, perché di fatto i dischi all'estero si vendono, ma in Italia se li cucono tutti gratis. Non pensi che sarebbe anche utile cambiare il modo di vendere i dischi e fare sì che il disco si venda in un altro tipo di contesto, magari all'interno di qualche altra situazione, come facevano una volta? Io penso che sia da fare solo una cosa.
deve intervenire proprio una legge che deve regolamentare i diritti dei, non solo degli autori, ma anche degli esecutori, dei produttori, di tutti quelli che investono nel loro lavoro nella musica, riconoscendo che questo è un lavoro, non è un hobby, un passatempo, per cui se tu vuoi godere della musica la devi pagare, come tutte le prestazioni. E bisogna dire che è illegale avere delle piattaforme da cui tu puoi scaricare, per allora, cui scatta il penale su questo. Ascoltami, Micio, questo è un argomento che è stato veramente affrontato in tutte le salse. Lo so, ma purtroppo la realtà è questa. Sai cos'è che non è difficile far questo? Le piattaforme legali o illegali che ci sono in giro attorno al mondo globale dell'informazione, ovviamente, non permettono di controllare alcuni tipi di mercati, per esempio il mercato cinese, il mercato per certi aspetti anche quello giapponese o quello un po' strano americano per certi altri aspetti. Non potendolo controllare, ci sarebbero delle differenze enormi. Tu compri il brano su iTunes, ma lo stesso brano ce l'hai perché l'artista, se non lo vende, lo deve far vedere perché c'è anche la necessità. C'è la necessità. Lo scarico col video. Sì, lo scarico col video e ce l'hai lo stesso. È un mondo incontrollabile. YouTube stesso. No? Cioè tu praticamente puoi avere tutta la musica del mondo gratuitamente, cioè addirittura in video. Da quando è subentrato questo tipo di mercato libero, fra virgolette, abusivo, e allora quando è così è finita il mercato libero o abusivo, tu lo devi, come dire, non dico ratificare, ma lo devi risistemare e non cercare la parte economica lì, dove è difficilissimo andarla a spuntare, perché non puoi mettere d'accordo la CIA italiana con quella inglese, con quella americana, quella cinese, quella giapponese, quella di Hong Kong, che è tutto un altro tipo di accordi economici bestiali. Ma devi far sì che i proventi arrivino da altre situazioni, che non sono più quelle del disco. Ma infatti purtroppo. Sono d'accordo. Io volevo dirti una cosa, secondo me fondamentale. iTunes, YouTube hanno creato un mercato libero per i ragazzi che non hanno le possibilità, certo, di promuoversi. E hanno permesso a tanti artisti di farsi conoscere. I grandi artisti e quelli che non vogliono farsi scaricare, basta che mettano un minuto di canzone in onda invece di mettere la canzone completa e non se la scarica nessuno. Però evidentemente loro hanno altri interessi per metterla intera, è sicuro, perché lo sanno che viene scaricata, ma YouTube e iTunes comunque permettono a me, a Danilo, di farmi il mio disco, di mettermelo in vendita e senza che la casa discografica intervenga e mi chieda 50.000 euro per fare la promozione. Infatti tanti supporti come quelli delle radio possono anche poter trasmettere dei brani come questo che andiamo ad ascoltare in anteprima, che è degli Harmonium, che si chiama... Non lo so. Non lo sai. Tu sei la nostra bambina. Da punire. Io ce l'ho scritto qua. Bambina mia, cara bambina mia. Non è dei tempi nostri, perché noi siamo giovani, no, dei tempi di Roberta. Signore, ma come si permettono? No, non lo so. Roberta è la nostra maestra. Io penso. Roberta, dici qualche cosa. Mi sono ormai rassegnata. È che qua siamo in minoranza. E allora, poc'anzi, quando eravate in maggioranza, non c'erano problemi. Ah, c'è lui che fa. Cosa ti fa pensare questo? All'outsider. Sì, lui dà il peso agli ospiti, ovviamente. Perché mi dici il filo. Comunque, io volevo dire innanzitutto, parlando un po' di musica, tu sei il patron di questa manifestazione, no? E hai inventato questo format particolare per i ragazzi, ed è una cosa bella. Scusa, l'ha inventato a Sanremo, non l'ha inventato a Fiuggi o a Decirelli. È una cosa carina perché, diciamo, in quei giorni loro hanno una maggiore visibilità, hanno la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, perché ovviamente a livello di visibilità, certo, Sanremo ne dà tanta. È l'unica cosa per cui è vincente, se no in tanti altri posti. Ecco, infatti. Ma... Ora, certo, lo dico a te, forse magari il tuo parere non sarà molto obiettivo, no, però io mi fido. La qualità dei pezzi dei giovani di Sanremo Doc presuppone che ci sia una qualità elevata, no? Ed è così. Rispetto invece... Ed è così, perché... Allora, premettiamo che tutti possono partecipare, perché non è negata l'ingresso a nessuno. Qualcuno diceva 5 minuti di gloria devono essere concessi a tutti. C'è però una selezione... per l'esecuzione dei brani durante Sanremo Doc. Chi li sceglie? Assolutamente noi. Intendo io e Angelo Avarello, che
di musica un vogliamo po' salutare interno. Angelo, che aspettiamo quanto prima, il nostro maestro di Sanremo, Angelo Avarello. So, quest'anno è arrivato terzo al festival con Amara, quindi ha diretto Amara. Il teppista. Dei miei sogni, dei tuoi sogni. e sappiamo tutto, no? Ricordati noi siamo... che con Micio ce lega un'esperienza della vita musicale sui palchi. Da... Micio è una persona straordinaria, il prossimo anno lo coinvolgeremo perché saremo doc, che non è un concorso, non è un talent, è una vetrina. Ha deciso negli ultimi 2 anni di lasciare una traccia che era la compilation, come quella che il brano che avete sentito adesso. L'anno scorso era dedicato a tutti i ragazzi, quest'anno abbiamo inserito 2 big insieme ai ragazzi, che gli sono Harmonium. Gli Harmonium e Angela Varello con il nuovo brano, sì. E il prossimo anno sarà fatto per metà da big e per metà da talenti. Benissimo, bello. Quindi, molto bello. Però l'anno prossimo tenteremo di fare quella cosa per cui tutti vivono, cioè l'esibizione live. Io faccio musica, io canto, se non ho il pubblico io impazzisco. Senti una cosa, a proposito di pubblico, ma tu un Aldo Messineo a Sanremo doc ce lo vedresti? Assolutamente sì. E cosa potrebbe fare? Guarda, un po' di renga ce l'ha, però il muso. La renga, cioè, no. C'hai una la renga solana, no? C'è la maglietta, no, la renga solana. Vuoi no, parlare perché ci sei magari piuttosto allora, che a Luciana Littizzetto. Io ascoltami, purtroppo da quando lui è cominciato a imparare un po' l'italiano dalla sua lingua madre, quella là araba, come avete no, io c'era una domanda che gli volevo fare, fagli una domanda, però fagliela nella sua lingua. Sei di Catania? No, lui è algerino. È la provincia di Messina. Allora non te la posso però portare. Posso diventare pure palo ma no, perché uno che lavora a Catania e fa di cognome messinese. Io sono di dove vuoi. Pensa, Otello Profazzo lo conosci? Sì. E allora mi ha presentato in Calabria, dice vi volevo presentare canta di Marineo e di Messineo canta Marineo. Vabbè, ti sei confuso anche tu mentre lo dicevi. Sì, sì, vero. Ma come no, ti stavo dicendo la domanda personale, ma perché ci stai provando con lei da quando sei arrivato? Non è vero. Perché lui sa che adesso chiameremo sua moglie. È lei che ci prova. E i problemi a casa Messineo ci saranno. Pensa, vi consiglio di leggere le cronache domani mattina. Fabio e Mingo di Striscia volevano consegnare me al posto del provolone. Sai che loro consegnano il provolone. Io, cioè, ma è lo spettacolo dello spettacolo. Poi tu non pensa non mai. Che quando gli porta i piatti al commissario Montalbano, piatti bellissimi perché poi si vedono, no? Mi dice poi che sti piatti se le mangia solo Montalbano e loro non mangiano niente, quindi no. Cioè, è cuoco degli altri. Quindi io ho detto, almeno a noi su Scarpe, Caffè Scarpe, Buonanotte, almeno il caffè potrebbe anche portarli. Ma tu c'è pure no. Tu a, me, che... a me invece portami Montalbano, ti prego. Non lo so. Cioè, non lo sono scoperti gli altarini. Sono scoperti gli altarini. Io ho il suo numero, gli farò una sorpresa. Noi ci siamo fatti una foto con Danilo, ritorniamo a te un attimo. Io vorrei ricordare ai nostri radio e video ascoltatori le tue esperienze. Tu vieni da Sky, dalla piattaforma Sky iniziale, si chiamava Stream, te ricordi i tempi. Tra l'altro io qua ho una notizia. Sì. Lui è un campione perché ha fatto una maratona televisiva che è durata quanto? 100 ore e 17 minuti. In giorni quanti sarebbero? 4 notti e 5 giorni totali. Senza dormire? Senza dormire. Cioè, e hai parlato di seguito? Di seguito, con gli ospiti che ma sono cosa venuti... ti facevano le flebbo dopo? Cosa no, il problema è che io ho un soprannome che mi diede tempo fa Enrico Ruggeri, che è il diverso. Perché? Perché non fumo, non bevo, non mi drogo, non sono né gay né bisexual. Scusa, quindi allora, nell'ambiente posso dire una cosa? Ma la pipì? E la pipì? Allora, io avevo diritto ogni 15 minuti a una pausa di 2 minuti per la pipì. Biologica. fisiologica, la chiamavano pausa fisiologica. In realtà avevo anche diritto ogni 10 ore a 50 minuti di pausa per riposarmi, ma ne ho mai usufruito finché non ho battuto il record del mondo. Se l'ho fatto pure 74 ore. 5 giorni che non senza. Ma quindi tu sei nei Guinness? No, il Guinness è semplicemente un libro promozionale pubblicitario. Ah. Non è, io quando ho iniziato ci si arrivasse automaticamente. No. Ah, no. Si, per se paghi. Infatti, ecco, io ho detto: mi scusi, ma perché devo pagare per un record che non è reale? Perché il Guinness dei primati dava il record con 52 ore ed apparteneva a una coppia ucraina. Ma già un conduttore del Nepal aveva fatto 62 ore ancora prima dei due
ucraini, e addirittura un conduttore di Cuneo, mi sembra, aveva stabilito il record del mondo con 74 ore e 36 minuti. A proposito di conduttori, vogliamo ricordare che tu sei stato conduttore, di Top the Week sul tram, week, sì. Poi c'era Attenti a noi due, sì, sì. Altre trasmissioni importanti, poi c'era Generazione dei Fenomeni. Nomination all'Oscar. Questo è stato importante. E poi hai avuto tante persone, nostre amiche vicino, come per esempio vogliamo ricordare Nico De Gabbiani, che ci ha lasciato qualche anno fa. Sai che gli ho fatto un brano a Nico? Insomma, guarda, è una persona che meritava tantissimo, perché era un fratello. Poi Natalia Estrada, Vino Reitano, Nadia Bengala, e quanti personaggi sono passati attorno a tutte le trasmissioni che hai fatto tu? Hai qualcosa da ricordare? Sì, Natalia Estrada, al di là che... Hai capito? No, allora... Cioè, tu... Aspetta, no, un attimo, facciamo un rewind. Tu gli hai chiesto, hai qualcosa da ricordare? Sì, Natalia Estrada. Ma ho condotto... La domanda, la domanda sorge spontanea, scusa. Sì. La domanda sorge spontanea, a tre. Uno, due, tre. Perché? Te lo spiego. Al di là della bellezza estetica, che era una bella ragazza affascinante, era... non bellissima. Ma mi ricordo, una volta arrivo praticamente 5 minuti prima... che iniziasse la sfilata che conducevamo, perché l'abbiamo fatto per un'estate, e non sapeva nulla, mi ha detto: Danilo, mi dai 3 minuti da sola? Lei stava dentro, io ho visto che guardava tutti i capi, è uscita fuori e ne sapeva più di me. Allora, questa è una donna preparata. Certo. Cos'era? Sanremo Night and Day del 2011? Sanremo Night and Day l'ho fatto con Nadia Bengala, con lei ho fatto... La gran gala della moda di Francavilla dal Mare, mi pare. Abbiamo fatto qua in linea e abbiamo fatto più o meno 11 sfilate insieme, 11 benissimo, serate. Benissimo. Lui ha fatto 11 sfilate di portafogli. Ricordami, devo dare il mio biglietto da lì. E ha fatto 50 sfumature di grigio. Io sono Nadio Bengala. Lui è allo stadio, l'Age Bengala. Beh, Nadia è siciliana. Sì. Se vedete Nadia, voi quanto tempo è che non vedete Nadia? Ma io, dove? Da quando ha vinto Miss Italia. È di una bellezza incredibile. Non si è rifatta nulla e ha la mia età, che non è poco, perché io devo compiere 54 anni. E questi 54 anni che devi compiere, grande di me, di tanto. Ma non è colpa tua. Li facciamo dedicandoti il secondo brano della compilation, che si chiama Legato a te, di Giancarlo Parisi. Ascoltiamolo. Che bello questo swing. Noi ballavamo. Sì, sì. Questa è una radio di movimento, da questa parte. Dall'altra parte, movimento. Non ti ce ascolto. Ne... Perché? Dall'altra parte di ascolto. Che là c'è la signora. Ma siamo bloccata la signora Mazzullo. Ma io ho la signora Mazzullo, che non si muove, non balla, non dice ora, niente. Ma sono emozionata, perché è un mio allievo questo che sta cantando, quindi molto sono emozionata. Sì, capito. Sì. Ora la è entrata in compilation, quindi. Adesso ti fa parlare. Ora ti mandiamo Onia, e quando arriva Onia, non so... Onia. Se le conosci questa parola? Allora, la marca del mio febo. Non è quella. Roberta, cerchiamo di tornare un po' seri, anche se con loro è difficile. Cosa c'è domani? Ce lo vuoi spiegare? Sì, domani noi presenteremo il progetto 2016 di Sanremo Doc. Saremo al Palazzo della Cultura dalle ore 10, tutto coordinato dal giornalista Lucio Di Mauro. E ci sarà presente il patron di Sanremo Doc, Danilo Daita. Danilo Daita. E poi sarà chi ci sarà? Anche... altri Isha, personaggi? No? Sì, ci sei. Tutta la stampa comunque locale e le TV, le emittenti locali. C'è anche questo, c'è anche Aldo Messineo. Questo purtroppo non lo dovevi dire, perché ora la gente verrà a fronte perché c'è lui, invitato. Non per stare a poco, verrà per lui. Per lui, certo, lo ma so. Adesso vediamo se mantiene la parola, se ci sarà domani mattina. Devo prendere un bel messo perché lavoro. Scusa, sì. Lui, tu sai che lui lavora negli scavi. Io sono ai beni culturali. Lui lavora negli scavi. Poi andiamo insieme e andiamo a vedere il Teatro Romano. Ecco, sì, guarda, ma poi posso dire una cosa, non avete detto una cosa importante, che lui è le radici siciliane. Ma chi? Sì. L'ha detto lui stesso. Questo non l'avete detto? Tu no, non li chiedi. Ha detto che è una cosa importante, lui c'ha il sangue. Sì, se mio papà è di Palermo. Certo. Palermo. Non so, siciliano. Non tutta la mia famiglia. A Palermo c'è via Gaetano Daita. Non cambierò il nome della trasmissione, non lo chiamerò Spingione. Panelle e Meusa. Panelle e Meusa, buonanotte. Evviva, evviva. 8.
7, 6, no, ecco. Vabbè, stai zitto per favore. Intanto salutiamo loro e li troviamo domani dove? Palazzo della Cultura. Al Palazzo della Cultura alle 10. Ma scusa, vediamo l'indirizzo della cultura di dove, scusate, di Catania. Di dove? Catania. No, di Catania. Il titolo, no? Via Vittorio Emanuele. A Catania, sì. Vediamolo così. Sì, sì, cortile Bradamone. Ecco, benissimo. Perché noi siamo talmente abituati a casa nostra, quindi per noi è scontato che sì, è Catania. Però è giusto dirlo. Ti faccio fare la maestra. Facciamo i saluti, dai, facciamo fare i saluti a loro, dai, così parlano, dai. Saluti da? Ciao a tutti da Roberta Mazzullo. Ciao a tutti da Micio di Paola. Ciao a tutti da Danilo Daita. E perché ridi? Perché vedi lui? Perché stai vedendo lui? Cioè, questa trasmissione nasce seria per non finire mai seria. Io altro mi sinevo, piango perché sto guardando te. E invece adesso che salutiamo, che ci stanno tagliando. Che bello. Ciao a tutti da Onia Nicolosi. Ciao a tutti da Enzo Stroscio. Alla prossima. Caffè, scarpe e buone note. Associazione Avvenincore. Con... Questo programma è offerto da... Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.